Inizio terza tappa, 90 km, tutti percorsi su strada statale. Si raggiunge Villa Simius, da dove comincia il tratto più nervoso e tortuoso del percorso, con l'unico gran premio della montagna di giornata, la salita di Capo Boi. Sono sulla salita di Capo Boi, unico GPM di giornata. Una salita facile, sale attorno al 3-4%. In cima mancheranno 40 km all'arrivo di Cagliari. È un'occasione strepitosa per i velocisti. Io credo che le ruote veloci del Giro d'Italia non si lasceranno scappare questa occasione. Una tappa relativamente semplice, dove si può anche spingere forte. Con il traguardo di Cagliari si conclude la parte del Giro 100 in Sardegna per spostarsi su un'altra isola, la Sicilia. Si caricano le bici sul traghetto e il prossimo chilometro zero promette sorprese e battaglie.